Finisce ufficialmente anche la stagione della primavera dopo la sfortunata serie dei calci di rigori che contro il Chievo ha costretto all'eliminazione i Viola a un passo dalla finale, una rosa comunque che è stata capace di arrivare in fondo a tutte le manifestazioni a cui ha partecipato. Sentiamo le parole del capitano Capezzi e del tecnico Leonardo Semplici. Sicuramente l'amarezza è tanta, ora a parlare non mi viene manco la forza perché siamo troppo a ridosso e è bene cancellare e scordarsi di tutto, deve rimanere sicuramente l'esperienza che ce la dobbiamo portare avanti per tutta la carriera, ci deve servire di insegnamento e gli errori che abbiamo commesso a cercare di non ricommetterli più. Sono onorato e fiero di essere stato capitano di questa squadra e auguro il meglio a tutti, a partire dallo staff, alla società e a tutti i miei compagni. No, il bilancio sicuramente è positivo, siamo arrivati fino in fondo quasi su tutti i fronti, siamo cresciuti dal punto di vista sia fisico che umano che tecnico in questi 2 anni e per cui penso che sia importante e doveroso guardarci in faccia e essere consapevoli di aver fatto grandi cose. E niente, si conclude un ciclo sicuramente positivo e bello e speriamo che il meglio debba ancora venire per tutti. Direi i risultati sono sotto gli occhi di tutti, non sta a me giudicarlo, credo però sotto questo aspetto nei 3 anni sono stato alla Fiorentina, questo sia l'anno più bello, l'anno dove abbiamo raggiunto più risultati sia a livello di gioco che a livello sportivo, ma soprattutto quello di avvicinarci più possibile a quella era la mentalità della prima squadra e sotto questo aspetto credo a detta di tutti ci siamo riusciti. Non era facile, però devo ringraziare questi ragazzi che fin dal primo giorno si sono messi a disposizione ottenendo grandi risultati a livello sportivo e mentale, quindi questo mi rendo orgoglioso di quello che abbiamo fatto io e tutto il mio staff, Andrea Consumi, i preparatori, tutti quelli che si sono messi a disposizione, dal team manager ai magazzinieri che ci hanno permesso di arrivare a questi obiettivi, ma soprattutto un ringraziamento alla società che mi ha dato l'opportunità di allenare questo gruppo di ragazzi ed ottenere dei risultati direi importanti. Molti di loro, il 95, il 94, il Pereur, insomma credo abbandoneranno questo gruppo. Sono raccomandato di presentarsi in punta di piedi nelle squadre dove andranno a giocare, di presentarsi con grande umiltà perché hanno le qualità per dimostrare il loro valore, però insomma cercare di essere più umili possibili e di affrontare quello che sarà il loro avvenire con grande professionalità. Abbiamo parlato con la società di certe cose che nel momento opportuno diremo e questo è tutto. Volevo fare un grande ringraziamento a tutti quelli che ci hanno seguito in questo anno così bello, così anche difficile, ma credo andato al di là di quelle erano le aspettative iniziali e questo ecco, grazie a questi splendidi ragazzi. Oggi c'è stato anche nel saluto un po' di commozione, ma quando finisce un ciclo così, insomma, credo fosse giusto anche così qualche lacrima che c'è stata, però ecco, grazie a tutti, un saluto e sempre Forza Viola.